La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha proceduto all'esecuzione di un decreto di confisca definitiva dei beni emesso dalla Corte d'Appello a seguito di una proposta del direttore della DIA nei confronti di Francesco Ciccio Annaloro, 65enne di Riesi, personaggio storico di Cosa Nostra nissena. Francesco Annaloro, figlio del defunto Luigi, è stato condannato all'ergastolo per un cumulo di pene complessive a sette ergastoli per il reato di strage, omicidio e associazione mafiosa. La sua storia strettamente collegata a quella della famiglia del più noto boss Giuseppe Di Cristina, detto La Tigre. Quando quest'ultimo venne ucciso, Anna Loro scalò i vertici della cosca fino a rivestire i ruoli apicali. Negli anni Ottanta fu considerato uno dei principali protagonisti della guerra di mafia che segnò il territorio di Riesi. Oggetto del provvedimento in corso di esecuzione sono due aziende agricole, beni mobili e immobili nonché rapporti bancari per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Quest'anno la di ha effettuato nove provvedimenti di sequestro e confisca di beni mafiosi per un ammontare di circa 63 milioni di euro.